Amici, buongiorno. Oggi piccola gita, abbiamo poco tempo a disposizione. Siamo sulle alture di Sestri, Ponente. Faremo un anello, l'anello del Monte Contessa. Il parcheggio, in realtà, quello di fronte all'eremo, è riservato all'eremo, per cui noi abbiamo deciso di lasciare la macchina un pochino più giù. Ringraziamo il sito dell'Appenninista che ci ha fornito lo spunto per questa breve gita. Sul fianco destro dell'eremo, guardandolo, noi prendiamo subito la strada che lo costeggia. Strada senza sbocco, c'è scritto, ma poi noi prenderemo il nostro sentiero. Arrivati all'ultima casa, proseguiamo lungo il sentiero principale, che è quello che si snoda sulla destra e sale in mezzo agli alberi. Finalmente una delle famose giornate terse che agogniamo sempre. Il sentiero adesso entra in mezzo a questi bellissimi pini ed eriche che già sono in fiore e si apre subito una vista veramente magnifica. E mentre sentiamo in lontananza i cani del canile di Monte Contessa, che prende il nome ovviamente da questo splendido monte, noi cominciamo a salire. Vedete la prima croce che incontriamo, che in realtà non è proprio la sommità del monte. Incontriamo questa prima croce e poi continueremo più dolcemente. Ecco, adesso abbiamo percorso con un leggero saliscendi il dorso del monte. Cerchiamo di farvi vedere qualcosa con qualche ripresa fatta con il drone, dato che la giornata è veramente magnifica. Siamo partiti da quota 314 e più o meno sul Monte Contessa siamo intorno ai 540-550. Il dislivello totale della gita sarà intorno ai 300 metri, quindi una cosa molto tranquilla. Adesso noi proseguiamo sul sentiero che è molto chiaro e per scendere proveremo a fare un piccolo anello. Anche questo l'abbiamo trovato sul sito dell'Appenninista. Vediamo perché ci sono alcuni tratti che lui evidenzia come un pochino più scomodi, quindi poi vi faremo sapere se venire su da questa parte e tornare giù dalla stessa oppure se conviene fare l'anello.
abbiamo il santuario della guardia proprio di fronte a noi in questa discesa. Dato che la discesa principale è bella ripida e pietrosa, quindi abbastanza scivolosa, seguiamo il consiglio dell'appenninista e procediamo sulla destra, su questo sentierino che è un pochino più agevole. In fondo alla discesa noi troviamo un bivio e proseguiamo sulla destra. Siamo arrivati a Sella del Coppo, adesso vedete che incontriamo un quadrivio, noi proseguiamo su questa strada asfaltata sull'estrema destra. Sicuramente questo anello forse è meglio farlo al contrario, perché la parte più panoramica c'è subito all'inizio. Noi quando abbiamo fatto una piccola sosta dove avete visto la croce, abbiamo pensato di andare avanti e fare le riprese col drone successivamente, ma forse quello è il punto più bello e più panoramico. Sì, è stupendo, in giornate terse così la vista è davvero ampia. Devo dire che sì, dove abbiamo fatto le riprese c'erano anche molti alberi, quindi è un po' difficile, dovendo sempre star attenti alle regole, perché in questa zona si può volare con prudenza ma sino a un'altezza di 45 metri, quindi il drone in parte era nascosto alla vista dagli alberi perché non potevo mandarlo molto più in alto, e quindi vedremo cosa sarà. E la gita perfetta da fare o in mattinata o nel pomeriggio in zona arancione. Sì, è una gita consigliata per quando si ha molto poco tempo a disposizione, ma si vuole comunque fare una bella camminata con una bella vista. E devo dire che ci vogliono anche queste alternative, perché non sempre è possibile uscire e fare dei giri che prendono 5-6 ore di cammino. Ecco, qui sei dietro casa, se abiti a Genova, in zona arancione lo puoi fare e puoi fare questa. Essendo una gita breve ed essendo il Monte Contessa raggiungibile veramente in poco tempo con un breve dislivello, è un ottimo percorso anche per chi volesse venire per esempio verso il tramonto a godere della vista, ecco. Siamo arrivati al canile di Monte Contessa, adesso noi prendiamo la strada sterrata che va sulla destra. Ecco qui, la prima parte del sentiero è in comune con un sentiero per mountain bike. Ecco, abbiamo preso il sentierino con questo segnavia che vedrete di qua, che conduce direttamente all'eremo, quindi era un pezzettino in comune con la pista da mountain bike e adesso invece ricosteggiamo il fianco del monte. Il sentiero scende abbastanza ripido e c'è un punticino che è un po' franato, per cui comunque prestate sempre attenzione a dove mettete i piedi. Solito consiglio, ci avete chiesto anche in diversi come evitare di scivolare, sicuramente abituarsi all'uso dei bastoncini da camminata è un grande grande supporto. Ecco, abbiamo concluso il nostro piccolo anello, abbiamo fatto un pochino meno di 5 km, ci abbiamo messo 1:40, comunque meno di 2 ore. Il dislivello totale è intorno ai 280 metri, meno di 300 metri comunque. Noi ci vediamo presto.